Questa sera Lux, un viaggio spettacolare attraverso il sistema solare organizzato dall'associazione Generazione Futura. Di cosa si tratta? Sì, questa sera si parlerà del sistema solare e Gianni Rossi, che viene da Bagno di Romagna e ci trasporterà all'interno appunto di questo sistema solare, portandoci in giro come se fossimo su un'astronave, penso. E questo qua è solo uno dei tanti argomenti che intendiamo affrontare nelle prossime volte. Infatti, cerchiamo di coprire tanti argomenti divulgativi, quindi non a scopi politici, non a altri, non, con altri fini, insomma. Allora, Gianni Rossi fa parte del gruppo Astrofili Forlivesi e del CICAP, che è il Comitato Italiano delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, che bisognerebbe chiedere a lui cosa vuol dire, perché io non vi saprei aiutare. Loro hanno creato un'associazione dal 2001 e comunque che si è unita ad altre nel 2010 e stanno portando avanti questo progetto in cui cercano di espandere appunto le loro conoscenze in giro per l'Italia senza contributi, non a scopo di lucro, insomma. Questo evento, così come gli altri, sono organizzati dall'Associazione Generazione Futura e c'è una bellissima interazione con la comunità marocchina. Sì, infatti io dalla prima serata che ho pensato di organizzare non ho fatto altro che chiedere a loro, perché è un'associazione fantastica di Feletto, è un gruppo comunque che si sta cercando di integrare in tutti i modi, cercando di andare un po' controcorrente, insomma, ai pensieri comuni. Infatti io non ho fatto altro che pensare dal primo momento a questa collaborazione, perché dà un po' di colore a questa Canavesi, insomma. Alla fine abbia la possibilità tramite loro comunque di avere un pubblico misto, di avere comunque la possibilità di far vedere che questo è il nostro stile di vita, insomma, uno stile di vita in cui cerchiamo ogni volta di appunto essere in tanti, essere diversi, avere la possibilità appunto di colorarci in questo modo. E infatti oltretutto con il loro aiuto abbia la possibilità di avere un banchetto a fine serata, ovviamente totalmente gratuito, con dolci arabi piuttosto che il tè alla menta, anche questo ovviamente arabo. Quindi è bello, perché appunto se mi chiedessero di pensare o di comunque di spiegare quale vorrebbe essere il mio stile di vita, è questo: un'unione in questo modo. Trovarsi la sera, parlare di argomenti più disparati e stare appunto bene insieme, festeggiando, o comunque anche solo di fronte appunto a un bicchiere di tè. Il Qual è il prossimo evento in programma? prossimo evento in programma sarà il 28 settembre, e sempre di venerdì sera. Riguarderà un faraone egizio che si chiamava Akhenaten, e questo faraone era considerato eretico. Comunque ha cercato di. Era un faraone un po' particolare. Ovviamente il relatore Riccardo Manzini saprà spiegarvi molto meglio di me appunto il soggetto. È stata guidata da bambini delle scuole dell'infanzia e delle elementari in 2 mesi e mezzo, che sono il tempo che le scuole dedicano alle uscite didattiche, un qualcosa come